Avevo capito di aver scelto il viaggio giusto quando, pronunciando il nome della mia meta, gli amici spalancavano gli occhi, tradendo il loro imbarazzo nel non sapere dove fosse questo luogo. La terra di Baffin è la più grande delle isole dell'arcipelago artico del Canada e da millenni è stata frequentata solo da occasionali cacciatori e pescatori Inuit. Oggi è ancora una terra selvaggia e poco abitata, dove l'uomo è relegato a pochi sparuti villaggi e dove la natura, invece, domina su uno spazio primordiale e sconfinato. Ci siamo trovati di fronte a una tabula rasa, su cui giorno per giorno dovevamo tracciare una linea, non solo con i nostri passi, ma soprattutto con i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre paure. Una terra molto cruda e dal clima molto rigido, ma con paesaggi di fascino ancestrale, dove montagne granitiche si affiancano a valli glaciali, fiordi profondi verso l'oceano e soprattutto ghiacciai. Quello che abbiamo vissuto è stato molto di più di un viaggio. È stata un'esperienza di vita, una prima, nel vero senso della parola. Il nostro viaggio prevedeva un trek di 8 giorni, ma molti di coloro che ci hanno preceduto non sono riusciti a farne neanche uno. In alcuni casi per le condizioni particolarmente avverse del meteo, in altri perché il gruppo si rendeva conto di trovarsi al di fuori di ciò che noi oggi definiamo mondo. Avevamo poche notizie su ciò che avremmo trovato e le tante incognite facevano sì che in cuor mio sapessi che le nostre possibilità di successo erano davvero poche. Una strana terra dove i locali a Kikitariak ci hanno scambiato per cinesi e ci hanno confessato poi che non ricordavano di aver visto altri italiani prima di noi. Un popolo contraddittorio che alla modernità dei mezzi unisce una mentalità ancora arcaica. Un popolo che, ahimè, più volte è stato anche fonte di frustrazione nel tentativo di un confronto pragmatico. Ben presto la nostra esperienza nell'Artico ha cessato di essere un andare ed è diventato un sopravvivere. Un Artico diverso da tutto il resto. Un Artico dove sai quando parti, ma non sai cosa farai e soprattutto quando tornerai. E così per noi è stato. Un viaggio caratterizzato da 1000 difficoltà, una sfortuna costante che sembrava non abbandonarci mai. Ma anche noi abbiamo avuto il nostro premio, panorami unici al mondo, esperienze fuori da ogni immaginario e incontri sorprendenti, come quello con l'orso polare. Ma questo è il vero Artico. Un luogo in cui non puoi difenderti dalla natura e dagli eventi. Ci sono luoghi che vanno conquistati, e non solo con lo sforzo fisico, ma con il cuore e soprattutto con la testa.